Il maltempo non pieghi il territorio per la seconda volta. Questo è l'appello dell'assessore regionale al turismo Federico Caner in sopralluogo a Roccapietole. Noi abbiamo un obbligo che è quello di far partire la stagione sciistica invernale, perché se non arrivano i turisti in questo territorio sarebbe una seconda alluvione. Il territorio è stato colpito pesantemente, ma correrà a rimetterlo in sesto in tempi brevi. È una corsa contro il tempo, però gran parte degli impianti non sono stati danneggiati, le piste verranno tutte rimesse in sicurezza, quindi ci sono dei detriti, però la maggior parte è sistemabile sicuramente entro Natale. C'è una significativa eccezione. Gli impianti di risalita sono stati danneggiati, anche la funivia della Marmolada, ma soprattutto è stata danneggiata la pista La Bellunese, quella la più lunga d'Europa, 12 km di pista, è tutta anghiaiata e quindi lì i problemi sono enormi, bisognerà metterci mano il più velocemente possibile. Io non sono in grado di dire se la stagione può iniziare nei tempi a Natale oppure no, adesso vediamo nei prossimi giorni come gestiamo questa prima emergenza intanto. Turismo a parte, le conseguenze del maltempo sono state pesanti. Ci ha rovesciato il 40% dei boschi, ci ha riempito di materiale, abbiamo 300.000 metri cubi di materiale che è esploso con l'esondazione di tutti i torrenti contemporaneamente, creando grossi problemi alla viabilità, rovesciando tralicci dell'Enel e nel nostro caso ci ha anche portato via l'acquedotto. A